Poi c'è, sono gli altri artisti. Il mio corpo di ballo, Massimo Fuente della Vercola. Massimo Fuente della scuola Vercola, ecco qui. Maestro, che altro dire? Signori, sono veramente onorato di lasciarvi alla melodiosa, magica voce di Albert Einstein. Vado a cominciare. No, mi scusi maestro, c'è il nostro zio, sì. No, ho capito, no, perché il tecnico è stato impegnato tutto il pomeriggio in un altro teatro, dobbiamo lo condivido, lei mi deve aiutare però con questa parte perché io non sono, ecco, tenga qui, aia, no, non è possibile, no, maestro, sono veramente dispiaciuto, ma io sono un artista, sì, mi scusi, ma cosa devo tenere? Perché io le favorisco il legge, ma non è possibile, no, ecco, sì. Lasci stare, faccio segno. Alleluia. Corpo di donna, bianche colline, cosce bianche, mi assomigli al mondo e il suo atteggiamento d'abbandono. Il mio corpo di fanciulletto ti scova, dal profondo della morte. Mi ha forgiata come un'arma, come una freccia al mio arco, come una pietra alla mia fionda. Accade l'ora della vendetta e fru. Ti amo, porta in me. Cuscio, latte, amore, verde. Le gobbe del petto. Gli occhi dell'assenza. Il tuo sorriso si lento e si triste. Il tuo corpo si fugace e agile. Corpo di donna mia, persisterò nella tua grazia, la mia sete, la mia ansia, oh sì, la mia strada indecisa. Oscuri fiumi dove la sete eterna continua, e la fatica continua, e il dolore infinito. Veramente non ho parole dopo questa esecuzione mirabile. So che con grande dispiacere dobbiamo passare avanti a un'altra pagina di questa serata di grande musica. Strada ancora indecisa, fiumi d'oro di sangue e di morte, e ciò che ora è sotto questa virgine spolvere. Ecco, e allora tu, maestro, che suon di lei è morte, vuota, e allora griderò, non mi stancherò mai di gridare ancora, caporetto, caporetto, caporetto.